stanno avendo delle reazioni strane. Se mi sentite, io so che ci siete, io so che siete nascosti qua, io so che ci state osservando. Allora il mio grido è arrendetevi! Siete circondati dal popolo italiano! Non ce la fate più a fermare! È un'epidemia! Arrendetevi e io vi prometto che non useremo nessuna violenza su di voi, solo affetto, amore, come i malati di mente. Vi accarezzeremo e prima di mandarvi a fare dei lavori socialmente utili, voi dovrete fare una cosa, se mi sentite, dovete andarvene finché siete in tempo, democraticamente, dovete andarvene, è fantastico, guardate, e sono lì accovacciati, sono lì e non riescono a capire cosa gli sta succedendo. Non è Beppe, è un sogno che stiamo condividendo con milioni di persone, lo stiamo condividendo, questo non è un comizio di un leader, di un partito e voi siete venuti a sentire, questo è uno scambio di altre cose che non c'è mai stato in Italia, uno scambio di affetto, uno scambio di comunità verso un'altra comunità, noi no. Guardate come ci siamo trasformati noi, era imprevedibile questo, io non l'avevo capito. Io giro con non è più neanche un movimento 5 Stelle, guardatele un po', guardate questi cittadini messi lì, chi se l'aspettava 3 anni fa? Io giro con un camper che mi hanno prestato, mi mettono in macchina prosciutti, salami, torte, pasta fatta in casa, che io scambio col camper quando vado a fare gasolio, tre salami, 50 litri, è fantastico, poi vado a dormire da amici, dormo da amici, mangio nei ristoranti di amici, dormiamo nei bed and breakfast, ognuno di voi ha dato una mano qua per fare il palco, quello delle luci, delle voci non ha voluto niente, e ognuno dà una mano, abbiamo persone che lavorano ininterrottamente con me, lui è Salvo, quello che manda in streaming, quanti siamo Salvo? Allora stiamo superando qualche cosa che era inimmaginabile, allora siamo in 22.000 in streaming, con la cosa, ed è fatto col suo lavoro, è fatto, lui non vuole niente, ha chiesto aspettativa alla sua azienda, viene qua insieme a Pietro, insieme a Walter, insieme ai due ragazzi che sono in studio a trasmettere questo streaming. Dove sono? Dove siete? Matteo! E Fulvio, Matteo e Fulvio, bene, questo è l'evento in streaming più seguito su YouTube nel mondo, è pazzesco! E allora ecco che non se l'aspettava nessuno, io ci sto girando e sono, ho il cuore a pezzi, sono anche stanco ma felice, ho il camper pieno, pieno di biglietti di ognuno di voi, gente che perde il lavoro, gente che non ce la fa, cinquantenni che non sanno come fare, mia moglie è malata, mio figlio è handicappato, non riescono a sopravvivere e danno l'incarico a me, fai qualcosa, pensate come mi devo sentire io, sono pieno di roba. Mi si sono incatenati al palco, è gente che a Firenze si va a mangiare alla mensa, italiani, padre, madre, figli vestiti anche bene, con lo sguardo basso, attraverso città incredibili, da Ivrea è una città come Chernobyl, non c'è rimasto più niente, ha chiuso la più grande azienda mondiale di informatica perché c'è stato un grande manager che si chiama De Benedetti e non c'è rimasto più niente, va da Biella, il tessuto, non c'è rimasto, città fantasma, chiudono i negozi, piccole attività di 50-60 anni che chiudono, mi ha abbracciato a Prato, mi ha abbracciato un cinese e mi ha detto non ce la faccio più neanche io, allora, qui
la gente si ammazza, qui la gente si ammazza, siamo in emergenza, non c'è più tempo. O ci trasformiamo adesso, in pochi giorni, in una comunità e dobbiamo dare qualcosa uno con l'altro, dobbiamo per forza fare così. E bisogna dare un segnale forte a questa gente che è in televisione a prenderci per il culo con i loro sogni, che ormai è troppo tardi. E il segnale, se ne devono andare tutti a casa. E prima di andare a casa abbiamo un diritto, hanno fatto un redditometro su di noi, gli scontrini, nei bar, i tassisti, i farmacisti, ci hanno messo uno contro l'altro, categorie contro l'altro. Abbiamo un diritto, hanno fatto un redditometro, glielo facciamo noi prima di andare via. E se vi sentite preparati i documenti, perché prima di andare via faremo un politometro, il politometro, semplice. Sono tutti ingegneri informatici qua. Allora, si tratta di incrociare un centinaio di dati, è un software, ce l'abbiamo già pronto, lo daremo alla finanza. Bene, si tratta di vedere il patrimonio del politico quando è entrato in politica 20 anni fa, il patrimonio del politico quando uscirà dalla politica il 27 e il patrimonio